ciao a tutti! Bentornati in un nuovo video motivazionale. Oggi ho intenzione di andare a pulire tutta la cucina soggiorno in modo soft, avvalendomi della scopa senza fili della Ultenic 11 Pro. E poi ho dei ringraziamenti per ognuna di voi. Quindi rimanete con me per trarre motivazione e ispirazione in questo nuovo video. Ed eccoci qua, ed ecco il mio aspirapolvere Ultenic, anzi scopa elettrica senza fili 11 Pro della Ultenic. L'avete già visto quando feci il video della collaborazione e oggi voglio andare ad utilizzarlo per pulire tutta la cucina soggiorno, soprattutto le parti alte. Vedete, sto pulendo le casse, adesso andrò a pulire anche tutta la parte sopra della parete attrezzata. E quindi andrò a fare meno fatica di fare sali e scendi con il secchio, la pezzolina. Diciamo, questo è un modo più soft per pulire le parti alte. Vedete la polvere che sta andando a tirare sopra la mia parete attrezzata. Vi faccio rivedere come funziona al suo schermo. C'è la modalità automatica, la modalità più soft e la modalità più strong. E io in questo momento sto utilizzando la modalità massima, la massima potenza. È dotata di tantissime spazzoline, ragazze, ognuno per un utilizzo diverso, quindi possiamo andare a farci veramente di tutto e tutta la casa. Io in questo momento sto utilizzando la spazzolina a setole morbide, che è quella per spolverare, ma adesso la cambierò con la spazzolina per tappeti e divani, con quella andrò a pulire meglio le casse, che sono comunque in tessuto. Utilizzare una scopa elettrica senza fili, in questo caso questa meravigliosa scopa elettrica senza fili della Ultenic, è veramente una mano santa per fare meno fatica, soprattutto per le parti alte. Io mi sto trovando benissimo, vado molto più velocemente, non ho comunque impedimenti, non sono impedita da nulla. E ragazzi, se vi state chiedendo perché sono su una sedia e non su una scala, perché ecco mia figlia, vedete, è sulla sedia insieme a me. Se io mettessi una scala per arrivare più in alto, lei salirebbe anche sulla scala insieme a me. Siccome io faccio le pulizie con i bambini in casa, e lo sapete, meglio evitare scale o roba che possa essere pericolosa per loro. Ed ecco che ho cambiato la spazzolina, questa è quella per i divani, i tessuti, ed è veramente stupenda. E adesso andiamo ad accendere e andiamo ad aspirare le casse, ragazze. Anche se l'inquadratura è da lontano, vedrete proprio la differenza. E adesso con il mio spruzzino e alcolino e il guantino in microfibra vado a pulire i vetri, tutti i vetri della parete attrezzata. My bridges are burning, I'm holding the map.
Do una passata anche alla TV dove ci sono in continuazione impronte dei bambini, ma ragazze, credetemi, ogni giorno, anche più volte al giorno. E passo anche il guanto nelle mensoline della parete attrezzata e poi vado a dedicarmi a aspirare il divano, vado a pulire il divano, sempre con la scopa elettrica senza fili della Ultanic. E togliamo tutto il casino che hanno fatto i miei figli, giochini, played buttati a destra, a sinistra. Poi vado sempre con questa spazzolina ad aspirare il divano e poi la cambierò, metterò quella più affusolata che serve per raggiungere i punti più difficili. E anche per il divano io mi trovo benissimo, soprattutto con i bambini, con i miei figli che sono piccoli e nonostante io gli stia insegnando a mangiare sul tavolo, capita che qualche merendina la mangiano sul divano, patatine magari, biscottini, e quindi vanno comunque a fare briciole. Con l'aspirapolvere, appunto con la scopa elettrica Ultanic, veramente faccio in un attimo. E questa spazzola è tra le mie preferite, è già collaudato perché appunto non è il primo video dove vi faccio vedere l'aspirapolvere senza fili dell'Ultanic. Adoro questa spazzola, è la mia preferita perché è quella che mi permette di raggiungere i punti più difficili e anche gli angoli. E Giuliana, ragazze, l'adora insieme a me, vedete come se la ride. Vado ad aspirare anche dietro i cuscini perché vuoi o non vuoi qualche briciolina va a finire sempre anche lì. E adesso vado a spolverare il camino, soprattutto il sotto del camino dove ci sono tante insenature, e con questa spazzola riesco ad arrivare praticamente ovunque in tutti gli angoli, a togliere tutta la polvere anche dal basso del camino. On my display, you say we need a change, and I feel that you mean it. You mean it. But you're so right, we're losing track of time, buying things online, and it's not like we need them. We don't need them. So can we just slow? Fatto questo, vado a dedicarmi alle grigliette del Polifemo, il raffrescatore che ho in casa, che è molto impolverato, ragazze. Pensate, se dovevo andare con la pezzolina, quanto tempo avrei impiegato. E invece, in 5 minuti, ragazze, ma neanche, praticamente sono riuscita a togliere tutta la polvere dalle insenature. Oh,
Per completare la mia pulizia delle grigliette vado ad inserire la spazzola per spolverare, che è in tessuto morbido, come vedete, e anche lei comunque va tra le insenature, riesce comunque ad infilarsi tra una griglietta e l'altra ad aspirare la polvere che rimane. E da sopra la parete attrezzata fino a sotto è tutto pulito. Rimane il caos che hanno fatto per terra i bambini, quindi mi faccio aiutare da Gabriele adesso a raccogliere, perché è giusto che sia così, e poi vado a dedicarmi ad aspirare il pavimento. Vado a montare il tubo e anche la spazzola per i pavimenti. Avete visto quante spazzoline, per chi non avesse visto gli altri video, quante spazzoline ha in dotazione, veramente per ogni esigenza, e anche la luce, quindi comunque siamo facilitate ad andare a vedere dove è la polvere, se ci sono dei residui, eccetera, eccetera. Qui ho finito, adesso mi sposto nella zona, diciamo, cucina, perché comunque è una cucina soggiorno, quindi è tutta una stanza, e inizio dal sediolone di Giuliana. Ho montato di nuovo la mia spazzola preferita, che è quella che si infila in tutte le insenature e raggiunge i punti più nascosti, io adoro, e vado a togliere tutte le bricioline e poi adesso andiamo ad aspirare il pavimento anche in cucina. So che c'è stato qualcuno di voi che ha acquistato dall'ultimo video dove ho fatto vedere per la prima volta questo aspirapolvere, quindi vi faccio vedere nel dettaglio che potenza ha. Quello è una crocchetta del cane, un croccantino. Andiamo ad accendere, mettiamo la potenza massima e guardate il risultato. Aspirato completamente, immediatamente, la crocchetta del cane senza nessun problema. Vado a passare Ultenic anche sotto il tavolo, dove praticamente ci sta di tutto, perché i miei figli mangiano in continuazione, quindi briciole a go-go. Vi ripeto, sono facilitata con la luce a vedere dove stanno le bricioline, la polvere, eccetera, eccetera.
E come gran finale della mia esperienza di pulizia con questa scopa senza fili dell'Ultanic, vi faccio vedere come tira via anche la paglia del coniglio. Ragazzi, eccomi qua, sono andata a farmi una bella doccia, siamo comunque al pomeriggio, sono le 17, perché soft quanto volete, il caldo c'è e quindi sono andata a sudare comunque. Niente ragazze, io ve lo straconsiglio questo aspirapolvere senza fili, e lo sapete, non è il primo video che faccio, quindi ho voluto condividere con voi la mia pulizia di oggi, leggera, appunto utilizzando l'aspirapolvere Ultanic senza fili anche per andare sopra i mobili. Per il prezzo comunque che ha, mi ripeto, magari dici, ma dici sempre la stessa cosa, per il prezzo che ha è un ottimo, ottimo aspirapolvere, un'ottima scopa senza fili. E anche come batteria, considerate che comunque ho fatto tutta la sala e anche la cucina, e ancora aveva una tacchetta di batteria. Poi, chiudendo questo discorso, vi volevo preannunciare che Ultanic mi ha detto che ci saranno dei nuovi lanci sul mercato. A breve uscirà sul mercato una friggitrice ad aria a castello. Friggitrice ad aria K20, che praticamente è a castello, quindi cucina, avete la possibilità di cucinare due pietanze separatamente. La capienza di ciascuno dei cestelli è di 4 litri, quindi in totale 8 litri. La capienza è 8 litri e ragazze, la troveremo sul mercato intorno all'1 ottobre. Spero di poter collaborare di nuovo con loro per provare questa nuova friggitrice ad aria che uscirà a breve, quindi poi vi farò sapere. Per le informazioni, codici sconto, offerta, tutto in info box ragazze, trovate tutto 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 in info box. E poi, chiudendo definitivamente il capitolo Ultanic, io vi devo ringraziare. Allora, praticamente sapete che sono un po' stonata, un po' presa dai miei figli, dai lavori della casa, eccetera, eccetera. Io non guardo molto, non le visualizzazioni, non guardo molto magari i numeri, ecco, ma mi sono accorta che c'è un gruzzoletto nella sezione super grazie. Ragazzi, cioè non ho parole. Io qualche volta l'ho scritto nei miei video sotto in basso: se vuoi sostenere il canale clicca su super grazie. Si possono fare delle donazioni che vanno da 3 euro, se non mi sbaglio 1 euro, 3 euro, fino a 20 euro, però non mi sarei mai aspettata di trovare il gruzzoletto, ecco, che qualcuno veramente sostenesse il mio canale. Quindi ragazze, non ho parole per ringraziarvi, grazie, 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 grazie di cuore. E poi io vi chiedo cortesemente, con tutto il cuore, di scrivermi nei commenti chi è che ha donato, perché io voglio ringraziarvi personalmente, proprio ci tengo veramente a ringraziarvi con nome e cognome, e con tutto il cuore, perché veramente non me l'aspettavo. Infatti per me è stata una scoperta, sono andata in questa sezione per caso, ho visto questo gruzzoletto, ho detto: qualcuno ha donato, super grazie a me. Cioè io ancora, ve l'ho detto, sono nel mio mondo, nel senso non mi rendo ancora conto, cioè mi rendo conto di avere un seguito, però quando ad esempio mi incontrano per strada, mi fermano, o qualcuno mi scrive come l'altra volta una ragazza nei commenti: ti ho vista in tale posto, però non ti ho voluta disturbare, cioè, mi fa strano, ancora mi fa strano. Comunque ragazze, io vi ringrazio di nuovo con tutto il cuore, proprio veramente, e per favore, non siete timide, fatemi sapere nei commenti chi di voi ha donato, perché ci tengo a ringraziarvi personalmente. Detto questo, questo video lo chiudiamo qui, io vi mando un grosso bacio. E per chi è nuovo, se vi piace la tipologia di pulizie motivazionali e di vlog di vita quotidiana reale, non dimenticate di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per non perdere i prossimi video. Vi mando un altro grosso bacio e grazie e ciao a tutti.